È davvero nel giro di pochi giorni che si concentrano gli ultimi accadimenti che riguardano il parco di Portofino. Dopo un iter a rallentatore finito a carte bollate, una presa di posizione della giunta regionale che asseriva di voler rispettare la volontà dei territori, Regione Liguria ha deciso di escludere dalla proposta di perimetrazione del parco nazionale quei comuni che avevano espressamente dichiarato la volontà di farne parte. Sul tema e sui rapporti con il Ministero della Transizione Ecologica, è intervenuta la sottosegretaria Ilaria Fontana dopo un incontro con il comitato di gestione ed il comitato promotore del parco. I territori vanno sempre ascoltati. Nel parco il Ministero della Transizione Ecologica ha un ruolo fondamentale di competenza. A noi ad oggi non è arrivata ancora nessuna proposta dalla Regione, quindi non l'abbiamo letta sui quotidiani. Però una volta che quindi arriva come alla direzione competente, la direzione rimanderà all'ISPRA che farà, mi immagino, delle osservazioni. Dopodiché però sicuramente dobbiamo trovare una mediazione, perché da 22 comuni poi sono passati a 11, da 11 a 3, insomma, cioè, ci sono tanti, e soprattutto la volontà di 7 comuni di entrare in un parco. Quindi sicuramente anche qui le comunità vanno ascoltate. Noi in questo caso dobbiamo ascoltare, anche perché un parco nazionale è una possibilità per questo territorio, ma per l'intero paese, anche per gli obiettivi europei di aumentare del 30% le nostre aree protette. E tra chi si batte sull'estensione e chi frena per lasciare il parco nell'odierna situazione, per Lega Ambiente interviene il presidente ligure Santo Grammatico. E nel 2017 si è avviata una procedura per trasformare il parco regionale in parco nazionale, una procedura avviata da Regione Liguria, sentiti i ministeri ovviamente. Poi ci sono stati anni in cui, nonostante le sollecitazioni che pervenivano dal ministero, quel ruolo che avrebbe dovuto svolgere la Regione Liguria, cioè di mediazione, di identificazione dei confini, di ricerca del consenso per arrivare a una trasformazione in parco nazionale, non vi è stata. Vi è stato invece un ricorso al TAR da parte di un'associazione che ha vinto questo ricorso, per cui il ministero ha dovuto proporre dei confini che coinvolgevano 11 comuni, quindi ampliando notevolmente il territorio, gli ettari di area protetta per elevarla a livello nazionale, e da questa estate, da quando appunto è uscita la sentenza del TAR e si sono sviluppate queste dinamiche anche a livello ministeriale, si è avviato un dibattito che ha visto come protagonista non tanto la regione in positivo, ma in positivo il ruolo dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani Ligure, della Liguria, che ha fatto sedere intorno a un tavolo e ha ascoltato gli 11 comuni che avrebbero dovuto mettere a disposizione ettari di territorio, così come previsto appunto dalla perimetrazione provvisoria. A valle di questi incontri, di questa ricerca, sostanzialmente non si è fatto un passo avanti. Lo si è fatto soltanto in direzione mare, perché il confine dell'area marina protetta è stato ampliato, perlomeno nella proposta è ampliato, ma è stato mantenuto a 3 invece il parco terrestre, la parte a terra. Quindi sostanzialmente quello che era il vecchio parco regionale diventa il parco nazionale, con una perimetrazione che noi abbiamo ritenuto essere insufficiente. Stiamo parlando, sommando gli ettari a terra e gli ettari dell'area marina protetta, comunque del parco nazionale più piccolo che nascerebbe, addirittura 6 volte più piccolo della somma dell'area marina protetta e del territorio protetto a terra, del parco più piccolo che abbiamo in Italia, che è il Parco Nazionale delle Cinque Terre. Per questo lo abbiamo ribattezzato il microparco o parco francobollo. Come giudicate voi questa proposta? La giudichiamo insufficiente proprio a valle del processo che è avvenuto, cioè un processo che ha visto alcuni comuni degli 11 immediatamente rifiutare l'idea di diventare parco nazionale con porzioni del territorio, mentre in questi mesi abbiamo visto altri comuni interessati e con la volontà di mettere territorio a disposizione del parco nazionale. Purtroppo si è tenuto conto, evidentemente, soltanto degli aspetti
che hanno privilegiato un confine molto più ristretto rispetto alle stesse proposte che nascevano da Anci Liguria. Noi questo aspetto lo abbiamo sottolineato perché laddove c'è un consenso da parte del territorio a voler entrare all'interno di un parco nazionale, questo deve essere immediatamente raccolto e messi in campo tutti gli strumenti perché questa accessibilità sia possibile, cosa che è stata di fatto negata. Perché è stato così difficile stare intorno al lavoro di questo, della costituzione di questo parco nazionale, ammesso che sia finito il lavoro? Beh, è difficile perché noi crediamo ci siano degli aspetti anche politici che hanno, in particolare in queste ultime settimane, determinato un risultato così insufficiente. Ci sono delle forze politiche che sono contrarie alle aree protette, che le vedono soltanto come vincoli e non invece come opportunità di tutela e opportunità di sviluppo territoriale, andando ad incontrare anche una maggior progettazione europea, maggiori fondi, anche quelli collegati al PNRR, i cui bandi usciranno nei prossimi mesi, proprio per tutelare il territorio. In queste ultime settimane noi crediamo che in particolare il partito della Lega abbia deciso di gestire sulla pelle del parco di Portofino degli equilibri politici a livello regionale e continuando a raccontare che ci sono troppi vincoli per chi entra all'interno di un parco nazionale. Questo non è vero perché lasciando al di fuori le parti più urbanizzate continuano ad essere vigenti i piani regolatori. Abbiamo letto nelle richieste di deroghe rispetto alla legislazione che governerà poi il Parco Nazionale, la richiesta, per esempio, di potersi fare il bagno a Cala dell'Oro, una cala molto pregevole all'interno del Parco di Portofino, e non crediamo che si possa bloccare l'istituzione di un parco laddove Per fare il bagno. già adesso, appunto, la balneazione in un'area così di pregio è vietata, e ci sono molti altri luoghi lungo la nostra costa e all'interno del parco stesso dove farsi il bagno. Ci sono delle resistenze molto forti da parte del mondo dei cacciatori. Anche qui le richieste le storie che vengono narrate sono storie di divieto completo della caccia, di non poter più raccogliere funghi, di non poter più raccogliere prodotti del sottobosco, di non poter più fare muri a secco. È esattamente il contrario. Esatto. Sarà vietato di cacciare l'avifauna, ma per esempio per la caccia al cinghiale, anche all'interno del parco, si può fare la caccia di selezione per garantire un equilibrio ecologico, evidentemente. Le aziende che lavorano all'interno dei parchi nazionali sono aziende che ricevono anche delle sovvenzioni. Pensiamo alla ricostruzione dei muri a secco, per esempio, una struttura portante fondamentale per la tenuta anche del dissesto idrogeologico del nostro territorio. Per cui davvero non comprendiamo il livello del dibattito che è sceso così in basso da far sì che ci siano dei confini così ridotti, insomma.